e in altre zone industriali del centro Europa, e dovremmo soprattutto far sì che la mobilità urbana diventi qualcosa di efficiente, qualcosa che dia maggiore produttività, forza e capacità di funzionamento alle nostre città, prima che esse siano ridotte semplicemente a degli enormi e dannosi ingorghi. Per questa ragione, Presidente, ritengo che sia utile sviluppare il dibattito. Conscio che su questo tema c'è stato l'assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, quindi mi aspetto che anche in Aula insomma, si ripercorra quel tipo di dibattito e di consenso, e credo che sia quindi fondamentale arrivare il prima possibile, approdare il prima possibile al voto in Aula per approvare questa legge. La ringrazio. La ringrazio, relatore. A questo punto il governo intende intervenire? No. A questo punto do la parola all'onorevole Minnucci che ha chiesto di intervenire. Prego. Sì, grazie signor Presidente, grazie al rappresentante del governo, care colleghe, cari colleghi. Solo per dare un piccolo cenno a quanto in questa fase vi sia attenzione da parte del Parlamento, di questo ramo del Parlamento, alla situazione legata alla mobilità sostenibile e in particolare alla mobilità alternativa a quella dell'automobile, degli autoveicoli, vorrei citare che oltre a questo passaggio parlamentare così importante, poc'anzi richiamato dal collega Gandolfi, è in discussione in nona commissione un provvedimento che non è sovrapponibile ma è senz'altro complementare rispetto a quello di cui oggi stiamo discutendo. Faccio riferimento al provvedimento relativo alla mobilità domestica.